ennesimo video di Minecraft. Sì, oggi facciamo la seconda parte dell'Underworld. C'è lo zombie. Nell'ultimo video che non sono riuscito, cioè che purtroppo non sono riuscito a dirvi che cosa ho detto alla fine, perché si è interrotto, ho detto e c'è uno zombie dietro di me. O almeno credo, perché credo che sia stato tipo uno di, forse quello, vedete, e poi se n'è andato. Ma sì, c'era uno zombie dietro di me. Ma che incomincerei ad uscire e abbandonare il mio rifugio. Abbandonare il rifugio. Non era abbandonare la nave. Ragazzi, sono super felice di star continuando la serie, perché questa è una serie in cui cercherò di portarvi più video e non come le altre serie che faccio tipo un video, poi un video di un'altra vanilla, no. E tra l'altro io non mi ricordo, ragazzi, se in Ark Survival Evolved siamo arrivati all'episodio 11, forse, che il prossimo episodio sarà l'episodio 11. Ah, ragazzi, vi devo chiedere una cosa velocissima. Prima di tutto, perché non lasciate un commento veloce? Dai, è proprio qua sotto. Anche in più un'altra cosa. Se volete condividere questo video, se vi è piaciuto, con i vostri amici, a me farebbe molto piacere. E in più, vedete i due pulsantini mi piace e non mi piace? Ecco. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di mettere mi piace, e se non vi è piaciuto, vabbè, mettete non mi piace, non vi obbligo a mettere mi piace. Poi vedete quel tasto rosso? Ecco, iscrivetevi al canale e attivate le campanelline, le campanelline, stavo dicendo, la campanellina, per non perdervi tutte le mie prossimissime notifiche. Cioè, a volte non so come mai, anche se le attivate, non si sa come mai, per quale motivo non arriva nulla, cioè nel senso non arrivano le notifiche. E ricordatevi, come vi ho già detto, di lasciare un bel mi piace, aia, e fate diventare quel bel pollicione in su. Purtroppo ormai purtroppo non lo fanno più diventare azzurro, quindi mettete il pollicione in su. Non so come mai, ma a me piaceva molto di più quando era in versione azzurra, perché è tipo il cielo, il mare, sapete. Ferro. Potrei mettere una torcia, ragazzi. Vi vorrei fare un preview, sì, mi sembra che si dice così, vabbè, una cosa che vi vorrei fare un piccolo spoiler di quello che io vorrei andare a fare nei prossimi episodi. Vi spiego, vorrei andare nel Nether nei prossimi episodi. Ti prego, dammi un po' d'armatura. Lo so che quella d'oro è la peggiore, perché oh, ma dai, ma tutti qui vengono. Stavo dicendo, lo so che questa qua d'oro è la peggiore, perché non puoi manco raccogliere le cose con l'oro. Però con l'oro sembra con alcune persone, ma lasciamo stare. Però lascia stare. Oh, grazie, ma sei gentilissimo. Vi stavo dicendo, vorrei andare nel Nether, sapete quelle specie di lampade che si possono accendere e spegnere con le torce? Ecco, vorrei farlo, costruire una casa e poi accendere e spegnere la luce con quelle. Che secondo me sarebbe una bella idea, perché potrebbe dare l'impressione di una buona casa. E soprattutto, ragazzi, potrei anche, se volete, se vi interessa, potrei fare una serie sulla intitolata La mia città, perché io alcune cose le ho già fatte nella città mia, ma potrei farvi un piccolo pre... stavo dicendo un piccolo
Vabbè, lo tengo. Un piccolo preview di... Oh no, adesso Minecraft mi sta davvero facendo arrabbiare. Cadi giù. C'è nuova scoperta, un occhio di ragno. Dopo aver dato tipo 3 spadate a uno zombie, lo uccide. Ottimo. Vi stavo dicendo che vorrevo farvi questo piccolo... Ma no, magari sapete che vinco. Questo piccolo preview, almeno un po' di luce, su cosa andrò a fare. Perché secondo me potrebbe essere un po' anche interessante. Perché vorrei costruire la mia bella cittadina. E farvi anche vedere quella che sto già costruendo, magari con le strade e tutto. Il problema è che io stavo già non c'è nessuno per... no, sentivo tipo come se stesse arrivando un creeper. Stavo dicendo che la prima cittadina però l'ho fatta con le strade. Il problema è che ho fatto la stupidaggine di farla nella mia, perché era il bioma più vicino, che era quello che secondo me c'erano cose in cui cioè perché era più piatto, non ci credo. Raga, è il secondo smeraldo che trovo in 2 episodi. Nello scorso ne avevo già trovato uno, se vi ricordate. Se non l'avete ancora visto, andate subito a vederlo. Cosa state aspettando? Crouch. Ragazzi, in più io ho installato un nuovo modpack, praticamente. Cioè, non è un modpack, ma... aspettate... un attacco, tu, non è proprio un modpack, ma è una... come si chiama? Una come si chiama? Capite tutto, no? Sto dicendo, non è proprio un modpack, ma una... un coso da aggiungere, praticamente un componente aggiuntivo che mi permette di trasformarmi tipo in un ragno, in uno zombie. Ed effettivamente una volta si era buggato e non bruciava al sole, ma brucio veramente. Se vi interessa vi potrei portare una serie su di quello. In più... ma Creeper! Ma c'è una canzone del Creeper su Minecraft. Vi stavo dicendo... Oh, ma cioè proprio oggi il ferro... Allora, no vabbè, io dico miglior mondo di Minecraft. Raga, cioè con tutto questo ferro io in 5 secondi posso farmi tutta l'armatura, tutti gli utensili, andare in miniera, andare a cercare diamanti. Di cosa stavo parlando? Non lo so, una memoria molto corta. Mondo un po' fortunato ma anche sfortunato, poiché detto non cioè nel senso non bruciano il mob al sole. Ottimo. Ah già, della serie, ecco. Ho visto del ferro qua prima. Ho le allucinazioni, si vede. Stavo dicendo che potrei, se vi interessa, fare una serie su... quello, lo zombie village, sembra un arco volante quello. Stavo dicendo, potrei fare una serie su di quello e divertirmi un po' con voi, perché nella modalità difficile purtroppo gli zombie villager non possono, però se sono uno zombie normale posso trasformare nella modalità difficile i villager in veri zombie. Ah, vi faccio notare che io effettivamente i trucchi non li ho attivati, troppo non abilitato in questo mondo, perché io non voglio farlo. Ah, comunque basta premere freccia in alto, in basso se volete fare la cosa precedente, praticamente per riavere questo tipo. Mi stai dicendo che potrei fare una serie. In più gli affogati mi dicono una cosa: se volete divertire, se nuotano si vedono solo le gambe, vedete che fanno così le mie gambe, ecco, si vedono davanti che fanno su giù come se stessero camminando, invece con lo zombie normale no, però solo le gambe si muovono come gli affogati.
dentro il gioco. Invece gli zombie villager hanno le mani come noi. Non chiedetemi come mai, ma ce le hanno giù. Cioè sono io lo zombie villager. Vi dico una cosa, se io divento un maialino dopo un po' di tempo troppo delle costolette di maiale crudo. No, non scherzo, dopo... Va bene, combinazione? Dopo un po'... Sì, accade. Non chiedetemi perché, ma accade anche con le mucche e troppo i set di latte. Ma comunque, vi stavo anche parlando della cioè della serie che io interrompo sempre. Ma perché mi danno 3 a 3? Che interrompo sempre, perché anche tipo quella di Ark Survival Evolved io la continuo ad interrompere, ma questa serie, se... Ragazzi, ho le allucinazioni io, si è appena rotto un pezzo d'erba a caso. Raga, ditemi se anche voi l'avete notato, ditemelo. Comunque vi stavo dicendo, io ho interrotto sempre le mie serie, ma se so che vi piacciono, tipo vi piace questa serie, io vi posso, ve lo garantisco, che vi posso, se volete, se non volete, io non lo faccio, vi posso portare questa serie per un bel po'. Solo se vi piace, se non vi piace ditemi. Io non ve la porterò più. Ma almeno se non vi piace questa serie, che la porto sempre, la porterò raramente. Se proprio mi dite no, la odiamo, non ve la porto mai più. Magari, allora ditemi, solitamente so che le serie di Minecraft piacciono quasi a tutti. Ma vabbè. E comunque aspettiamo un attimo che si cucini tutto. Perché non mettermi a vivere qua? Certo, c'è anche da dire che non piove mai qua. Adesso qua sta piovendo e qua no. Ah, è un ottimo modo, perché magari gli zombie bruciano. Ok, ora prendiamo il piccone, prendiamo tutto. Raga, io sto girando perché... io sto andando tipo al confine, io non voglio andare al confine. Davvero, sto andando al confine. E dopo così... Cioè, semplicemente mi rimane così il personaggio... sulla minimappa, mi rimane bloccato così. Sì, ferro! Come non detto, è meglio andare al confine verso di qua. Mi è sembrato di vedere del ferro. Comunque, ragazzi, vi stavo dicendo... Allora, però non so se sono pazzo io, ma... Cioè, ho le allucinazioni io, ma io ho visto che un pezzo d'erba ha fatto così. Forse era piccolo, adesso non ricordo, però... Ho le allucinazioni io, oppure veramente si è distrutto davanti ai miei occhi. Oh raga, io nell'ultimo episodio ve l'ho detto che una volta l'avevo visto. Cioè, ecco, l'avevo visto. Io l'avevo visto, non scherzo, io l'avevo visto. E in più ci sono volute quasi 4 ore per aspettare che il video fosse elaborato da YouTube e caricato. Ma a me non interessa, a me basta solo che i miei fan siano felici. Tra parentesi, non saprei ancora proprio che cosa fare. E anche tra parentesi, se salto da qui, mi sa che perdo un pochino tutto quanto. E io non so se in 20 minuti torno qua, perché sono già 14 minuti e 44. Nell'ultimo video ci avrò messo quasi 10 minuti, perché ho fatto anche quei 5 minuti là
in cui parlavo di averlo visto, ovvero lui, cioè Aeroplane. Però io vi dico solo una cosa, cioè dai, secondo me non mi ricordo cosa stavo parlando, ma vabbè, di tagli. Ai, ho sbattuto, mi sono fatto malissimo. Tre cuori e mezzo. Cola. Cioè, nella vita reale mi sarei spaccato un piede, però. Guardate la sabbia che cade. Non l'ho mai saputo sta cosa. E ancora tre bollicine. 2, 1, 0. No, volevo dire. Ah, aspettate. No, niente, mi doveva dire una cosa mia madre. 1, 0. Comunque ragazzi, adesso lascio un attimo tutto qui, ma ci vedremo tra 5 minuti, cioè 2000 secondi per voi, per me quasi 5 minuti, perché adesso devo per una piccola cosa che i genitori mi hanno un attimo chiamato, che mi dovevano dire una cosa. Ci vediamo dopo e per sicurezza esco, perché non voglio mettere. Ciao, eccoci ragazzi. Siamo tornati! In realtà sono andato a cenare, ma lasciamo stare. Eccoci qua! E il mio piccone si sta per distruggere! Yeee! Come sono felice! Cosa più bella di tutta la mia vita! Oddio! Raga! Aspettate! Probabilmente, se non erro, perché sono discalculico, dovrei avere 53 di ferro. Aspettate. Sì, ragazzi, ho 50. Raga, ma posso farmi tutto? Raga, poi mi potrei fare un nirongolimom. Magari è il posto di this, I can take this. Tra l'altro, in un video che avevo fatto di FIFA, what? Qualcuno di voi mi ha chiesto se ero inglese o italiano. E a volte io dico, non saprei se parlare effettivamente all'inglese oppure all'italiano, perché a me piacciono molto entrambi. Tararara, uno zombie là. Una volta mi sono addormentato mentre uno zombie stava arrivando. No, non scherzo. Cammino. Sparacelo. Sì, l'ho utilizzato per liberarmi. Mi ricordate. Vediamo che cos'altro devo fare. Scusate ragazzi, ma devo prendere ancora un po' di legno. Ragazzi, quando finisco gli utensili in pietra, magari potrei passare a quelli in legno. Cioè, volevo dire passare a quelli, gli altri qua in ferro. Vabbè, non mi serve di nulla. Ora ragazzi, aspettiamo che vada. Intanto cerco io, non è che ho fiori nell'inventario, no.
ancora sulla musica. In tutto ciò dovrei stare registrando su. Certo, sarei potuto tornare indietro con la registrazione. Oppure salvare aiuto il video completo. Ah! Oh raga, prima o poi mi faccio. Ohia, lo schiudo! Lo schiudo al posto che lo scudo. Oh, ma chi è? Raga, avete sentito? Avete visto? Mi ha visto! Cioè, mi ha sentito! Non ha provato ad uccidermi con il suo arco. Raga, non mi sto notando. Non è che se non faccio rumore non mi nota. Raga, mi dovrebbe aver già visto. Come mai non mi ha visto? Mi direi che ho scoperto una nuova cosa in Minecraft. Cioè, non ditemi. Qui, credo. Io non lo sapevo questa cosa. E non credo che nemmeno voi la sapevate. Ragazzi, guardate dove sono, che non ce ne ascolto. Non si è accorto di me. Non si è accorto di me. Non si... Aia. Oh, come non si sta accorgendo? Ok, raga, si è accorto. Ah, come posso fare che sono sopra di lui? O di lei, non lo so. Aiuto! Sì, raga! Si sta bruciando! No, voglio fare finish! Vabbè, potrei farlo con il maialino. Finish! Ah! Ai, 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 ai. Mm.
aspettate. Questo sarà tutto completo nel mondo dell'imperatore. Ora però torno con questo, mi tolgo tutto creato, tutto quanto. Oh raga, se perdo tutto concludo la serie qua. Oh ma che... ho creato le petite di qua. Sono stupido. Sì, posso ricrearmeli. Sono stupido. Non c'è dubbio. Oh scusate, sti cose non me ne faccio nulla. Gli occhi di ragno sono utili per le pozioni, ma posso ritrovarle ovunque. Ottimo. Ma scusate, solo una domanda. Una volta non si potevano spaccare le cose con la spada. E non chiedetemi come mai. Alla hippo. Ragazzi, intanto rimetto questa qua, così non si tolta, messa. Però non ho l'altra mano, vedete che non c'è niente nella mia mano. Comunque ragazzi, dato che al confine c'è solo questo, torniamo di qua, perché mi ricordo, raga, non lo farò più lungo di all'incirca 15 minuti, spero, perché sennò viene una cosa lunghissima, anche con lo scorso episodio. Magari tra qualche minuto lo concludo, ma davvero è stato molto lungo l'episodio, credo, perché attaccherò l'altra parte. Perché sì, ho fatto due video staccati, sennò dovevo staccare, poi durava di più, dovevo capire dove staccare. Ragazzi, dovrei avere le musiche, e in più gli scorsi episodi non sono riuscito a farli purtroppo con... sì. Non sono riuscito purtroppo a farli con il... come si dice? Con le musiche di Natale, l'ultimo episodio. Oh, ma allora sono stupido, eh. In tutto ciò non manco una pala, aspettate che... pure una pala, perché... se no... la faccio un ferro. Ora cose che potrei togliere. Oh vabbè, sentite ragazzi, io tolgo la carne marcia, che non me ne faccio di niente di un po' di carne marcia. Vabbè, se non gli arboscelli di quercia li butto via. E stop. Letto. Guardate lo zombie. Che vi dicevo che si stava avvicinando uno zombie a me una volta. E io al posto di fare qualcosa semplicemente sono rimasto a dormire. Oh raga, oh non ti guarderò mai più negli occhi, non ti guarderò negli occhi, tranquillo amico mio. Oh sti semi di grano non servono meglio. Qua c'era qualcosa ma non mi ricordo che cosa. Ah, il piccone mezzo distrutto. Pia, pia. Guardate ragazzi, ora ci sono tipo le cascate. Ed è molto carino, devo ammetterlo.
E tra l'altro una volta mi ricordo che se attaccavo una specie di mob di Minecraft, anche l'altro poi scappava. Scusate, questi tre bastoni li posso anche togliere solo un secondo. Canne da zucchero. Oh, ottimo. Dunque, sì, ragazzi, sapete che vi dico? Tra poco voglio farmi una casetta. Abbiamo 14 minuti, ancora più o meno un minutino, quindi neanche in questo episodio siamo riusciti a farci una piccola casetta. Ma lo continueremo tutto nel prossimo episodio, che tra l'altro oggi non so che giorno è. Ma se questo video non verrà caricato per oggi, oggi mi sembra che è il 29. Aspettate. Ok ragazzi, oggi è mercoledì 29, sono le 20:34. Ok ragazzi, io vi dico, se non riuscirò a continuare questo episodio, perché ormai sono già 15 minuti e 15, direi che la casa la costruiremo tra qualche giorno, ma non so se riuscirò a continuare tutto oggi. Quindi ragazzi quindi ragazzi io vi dico, noi ci vediamo alla prossima, e forse questo episodio uscirà per il 30, quindi domani. Aia, le mie gambe, 4 cuori e mezzo, ottimo. Ciao ciao raga, da Andrea. 3 and 4 and 5 and 6, vabbè, avete capito, no? Ciao raga, da Andrea T. Sì, tranquilli, sono 16 minuti e 40 minuti. Io editerò questo video. Alcune parti in cui sono stato zitto le taglierò, tipo, cioè, tra l'altro a me piace molto tagliare le parti, ma lasciamo stare. Ecco, questa parte qua magari non la taglio, ma prima che sono tutte le volte che sto zitto per un po', tipo quando vi dicevo che non sapevo che giorno era oggi, dopo la taglio fino a quando non vi dico che giorno è. E poi, beh, ovviamente verrà più corto il video, perché sennò uscirà una cosa molto lunga. E io so che voi non amate i video di 2 minuti, ma non amate nemmeno i video di 50 ore. quindi io cercherò di portarveli i medio, anulare, il più possibile ovviamente, ma non troppo lunghi e nemmeno sempre. Quindi noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Vi saluto, che sono già 17 minuti e 17 secondi. Ciao raga, da Andrea T. Ragazzi, guardate il video fino alla fine, che c'è un'altra traccia che vi devo dire alcune, cioè che vi parlo. Ciao raga, spero che siate ancora qui. Purtroppo mi dispiace per questo video lungo. La prossima volta magari porto il mio telefono e metto un timer, che ne so, di 15 minuti, e faccio, che ne so, 15 minuti di video più o meno, perché sennò esce una cosa lunghissima come questa. Spero che voi stiate ancora guardando e noi ci vediamo alla prossima. Ciao raga, Andreatti. Ah, e come al solito, come ho già detto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi le prossime notifiche, anche se da alcuni ogni tanto non arrivano, non so come mai. Condividete il video e mettete un bel pollicione in su se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto mettete un pollicione in giù, non vi costringo. Ciao raga, da Andrea T.